Infatti, spesso nei servizi, soprattutto nei servizi dei trasporti, ci sono condizioni di lavoro durissime. Provi qualcuno a guidare Tipo in l'autobus ATAC. nel centro di Roma, cioè Tipo impazziscono in gli ATAC, autisti, no? È ci cioè passato. sono malattie professionali terribili e ci sono salari sempre più bassi per quei lavoratori. Quindi, il problema dell'organizzazione del lavoro è un problema enorme che c'è nel sistema dei trasporti e ovviamente i lavoratori hanno lo strumento dello sciopero. Non è che dicendo al lavoratore non scioperare più che si risolve il problema dei trasporti. Semplicemente quei lavoratori lì staranno peggio di prima e non potranno neanche scioperare. Scusami. Ripeto, in tutta Europa oggi si sciopera nei trasporti molto più che in Italia. Scusami, a parte, visto che hai menzionato Keynes, che era un liberale, parlando di pasti, ci sono i pasti di Certo. Friedman, no? Diceva non ci sono free lunches, non ci sono pasti gratuiti, quindi bisogna capire se uno vuole mangiare 2 volte al giorno come si alimenta il secondo pasto, perché di nuovo tu hai parlato di alternative, ma non ho capito quali sono, ed è una mia responsabilità, forse. Quando parli di mezzi pubblici, di Va trasporti bene. pubblici però, e parli del centro di Roma, centro di Roma, dove della Fondazione Einaudi è disponibile sul sito con Maria Rosa Bitetti, abbiamo fatto uno studio esattamente sull'ATAC disponibile e far vedere quelli che sono gli sprechi di un'azienda pubblica che è stata gestita in modo penoso. E allora mi chiedo, se di mezzo ci vanno gli operai o chi guida l'autobus, e sono convinto che spesso però sono amici, parenti di chi sta al governo dell'ATAC e di chi stava in comune, e spesso erano di sinistra e del sindacato. Ma non solo, perché a Roma ha governato anche la destra, e forse peggio, ne ha assunti ancora di più. Però mi chiedo, Diciamo dov'era il che erano un po' di sindacato? Perché noi tutto. abbiamo fatto delle proposte su ATAC, oltre a denunciare delle inefficienze e un buco allucinante, oltre a essere il peggior trasporto nelle capitali europee, includendo anche le città minori tipo Milano, che comunque ha un trasporto molto migliore rispetto a Roma, la qualità del servizio della capitale Roma è ritenuta la peggiore in tutta Europa e scioperano. Ma dovrebbero scioperare contro chi li ha governati, non dovrebbero mettere in difficoltà i cittadini che